San Giuseppe Lavoratore, 1° maggio, è una memoria, però una memoria speciale, 1° maggio. E la Chiesa ci offre quel primo capitolo della Genesi. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Ecco l'opera di Dio, il lavoro di Dio, la creazione tutta è l'opera di Dio. Lui è il grande realizzatore con la creazione. E il capolavoro suo è questo. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Che bella questa creatura. Maschio e femmina. Dio li benedisse. Disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela. Oggi celebriamo San Giuseppe Lavoratore e l'uomo con la sua opera. Giuseppe, operaio di Dio, opera di Dio, ma anche Giuseppe, lavoratore di Dio, ha forgiato come padre putativo il figlio di Dio. La sua opera meravigliosa è questa. L'ha voluto educare secondo la propria immagine, la propria somiglianza, il proprio esempio, il proprio lavoro. Che bello il pensare alla santa famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù. Veramente la Chiesa ci offre anche una seconda lettura. È opportuno pensare anche a quel brano della lettera ai Colossesi. Rivestitevi di carità, dice San Paolo. Pensiamo subito a Maria e a Giuseppe, la loro carità, il loro amore, ma anche quei gesti che in casa vengono compiuti abitualmente. Maria rivestì della sua stessa carne e la sua veste, l'umanità di Gesù, veste virginale. Giuseppe, come padre putativo, quante volte avrà lavorato e rivestito? Sì, ha lavorato per dare al suo bambino, che in realtà era figlio del sangue, purissimo, virginale, solo di Maria, per potenza dello Spirito Santo. Ma Giuseppe ha rivestito Gesù. E tutto quello che facevano Maria e Giuseppe era per glorificare Dio di giorno in giorno. Benediciamo il Signore. Gesù, figlio di Dio, venne quel giorno nella sua patria. Gesù vuole compiere la sua opera. Lui è la parola del Padre. Quante volte in quella prima pagina della scrittura si scrive Dio disse e Gesù, il figlio di Dio, parlò, insegnava nella sinagoga della sua patria, stupiva per la sua sapienza, i suoi prodigi, ma la gente pensava solo a una sua origine secondo l'uomo. Ma non è il figlio del falegname, non conosciamo la madre, il suo nome è Maria. Conosciamo anche i suoi fratelli, cugini, Giuseppe, Giacomo, Simone, Giuda. Era motivo di scandalo. Ma Gesù continuerà la sua opera, pur essendo disprezzato nella sua patria e presso i suoi. Incredulità di un popolo che per primo doveva essere formato dal figlio di Dio all'amore di Dio. Chi resta in questa comunità di Nazareth? Resta Maria, la sua fede, il suo amore continuo, perfetto. Ma resta anche Giuseppe, il suo ricordo di lavoratore, di operaio, è ancora presente in tutta la Chiesa. Gesù, Giuseppe, Maria, siete la salvezza dell'anima mia.